Una folla oceanica ha accompagnato per l'ultimo saluto il vice brigadiere dei carabinieri Emanuele Reali, morto sotto il treno in corsa per rincorrere un ladro alla stazione di Caserta. Già da 2 giorni la camera ardente è stata presa d'assalto per un saluto all'eroe dell'arma che lascia una giovane famiglia in un dolore atroce ma composta nel suo silenzio. Un ragazzo stimato dall'arma e amato da tutti. Allora, che cosa ricorda di Emanuele? Ricordo, molto ricordo, perché eravamo come 2 fratelli e noi abbiamo condiviso, abbiamo in comune la caccia, abbiamo a casa mia abbiamo i cani da cinghiale, abbiamo la sua jeep e stavamo sempre insieme, ci sentivamo in minuti e quarto d'ora. Come ha saputo la notizia? L'ho saputo perché io purtroppo sono una guardia giurata. Il telefono l'avevo spento, hanno dato al centro che dovevo andare a lavoro e mi hanno chiamato urgentemente, e quando ho saputo questo, devo dire la verità, mi è caduto il mondo addosso. Non me l'aspettavo sinceramente, perché per me era un fratello, non un amico, ma è un fratello proprio. Che cosa ricordi in particolare, qualche cosa in particolare di lui? Tutto, è una persona molto gentile, si metteva d'accordo con tutti, andavo con tutti d'accordo. Quando c'era qualche problema lui era sempre il primo, io non ti preoccupare, facciamo così, facciamo così, non ci sono problemi. È una persona, devo dire, molto squisita. È una grossa perdita che abbiamo avuto. Una persona così sarà difficile da trovare. Inutile dire che i genitori erano distrutti, ma composti nel loro dolore. Come ha preso la notizia, lo abbiamo chiesto telegraficamente al papà. Ci ha comunicato che era venuta la disgrazia. Non lo augura nessuno queste cose. Non posso, dovrebbe essere l'ultimo caso che non succede a nessuno. Dalla camera ardente allestita nel comune di Pianna di Monteverna, un lungo corteo ha poi accompagnato a piedi il vice brigadiere Emanuele nel vicino santuario dove è stato celebrato il rito funebre. Tanti gli uomini dell'arma e tutte le altre forze dell'ordine, presenti il ministro della difesa Elisabetta Trenta, il governatore della regione Campania De Luca, il suo assessore al lavoro Palmeri, numerosi sindaci in fascia tricolore oltre al sindaco di Pianna di Monteverna Castellano e quello di Caserta Marino. Al termine del rito religioso la salma è stata poi trasportata al locale cimitero per la tumulazione. Da Pianna di Monteverna è tutto. Lorenzo Applauso e Giuseppe Terminiello per Caserta Sera.it.